la nuova TV, Web TV, PTV, abbiamo dedicato questa puntata, abbiamo dedicato la ripresa della nostra nuova TV. E allora parliamo un po' dei casi di successo, internet che batte la televisione, una fascia ben precisa, quella dei giovanissimi, che alla fine passa più tempo a navigare su internet che a guardare la televisione. Come si fa? La televisione su internet, può essere questa la risposta giusta? Ne parliamo ancora con Pascotto, che ha pubblicato in questi giorni La televisione senza palinsesto, contenuti nella TV dell'era digitale. Antonio, i casi di successo in questo momento della Web TV, secondo te che caratteristiche hanno o devono avere? Per piacere una Web TV adesso cosa deve proporre? Perché lo abbiamo detto, il rischio è che la dimestichezza dei giovani faccia sì che tutti si improvvisino e quindi ci sia questa quantità di contenuti senza qualità, però, o non è detto? L'analisi della televisione parte sempre dai contenuti, che devono essere accattivanti, seducenti, ma naturalmente devono essere anche dei contenuti di qualità. Adesso stanno andando bene siti già citati, ma ce ne sono anche altri come MySpace, i siti dei cosiddetti social network che propongono questi contenuti generati dagli stessi utenti, ma ci sono anche altri esperimenti in corso.